male che poi alla fine non siamo stati bravi, non era un allenamento, molto probabilmente abbiamo capito male. Cioè, c'è poco da commentare, una pessima gara. Ma io non parlo di singoli, le partite si vincono e si perdono tutti insieme, ho preso l'allenatore, abbiamo fatto tutti una pessima gara, una pessima figura. Lei si aspettava mettere un legge così onestamente? No, perché in altre partite avevamo fatto buone gare, perciò. Però li vedo molto stanchi, iniziano le voci ora. Ora è un casino e se non siamo intelligenti sciupiamo tutto quello che abbiamo fatto finora, tra virgolette, di positivo. E ora inizia... Non mi sono piaciuti soprattutto come atteggiamento, come mentalità, perciò la colpa, se hanno giocato così, è la mia, perché il capo ce l'ho mandato io. Perciò, vediamo. Ma io non sono preoccupato per niente. Io sono realista e diverso. Preoccupati sono quelli che vedono le favole, io le favole ne vedo, ho smesso da tanto tempo di vedere le favole. Partite se giochi così non le vincerai mai. Perciò è giusto che non l'abbiamo vista, vinta, è giusto che ci abbiano buttato fuori. È giusto dire che abbiamo fatto una pessima figura, perché la pessima figura l'abbiamo fatta. Perciò c'è poco da parlare di questa partita. Io mi auguro che i ragazzi che hanno tirato la baracca finora continuino a farlo ancora per una domenica, che si facciano rispettare, che facciano una grande partita sotto l'aspetto caratteriale, della voglia di far risultato. Quello che oggi secondo me a un certo punto è mancata totalmente, la voglia di passare un turno, che è sempre un piacere fare poi i turni successivi, no, ti dà sempre una soddisfazione anche per quelli che giocano meno, però molto probabilmente abbiamo dimostrato che non è che ce ne fregasse un granché, c'è poco da dire. Per il mister ha arrabbiato personalmente, onestamente? Molto. Per questo tipo di figura che abbiamo fatto? Molto.